Ma la mia avventura da Wiwa nasce che io avevo detto un po' nell'ambiente, in generale, ho detto vorrei fare un'esperienza femminile, vorrei fare, e nessuno mi ha creduto. Forse perché non credevano che io veramente avrei accettato, forse perché alcuni pensano che un allenatore del maschile fa fatica ad andare al femminile, però ricordo a quelli che credono così che un tale Massimo Barbolini, che è stato il mio secondo a Modena per 4 anni, veniva del maschile, è stato l'allenatore più vincente dei campionati e delle coppe in Italia, che un tale Marco Bonita veniva anche del maschile e ha vinto il mondiale con la femminile, quindi io credo che quello sia un falso problema. Siccome l'unica proposta che ho avuto è stata della Wiwa, ho accettato, è così semplice, non è che ho avuto altre, ho preferito, l'unica che ho avuto è stata quella. Forse il presidente Pirola ha detto ma io ci provo, è andata bene, forse non so che sarebbe successo se ci provava un altro, ma non ci ha provato un altro, quindi tanto merito secondo me, per quanto mi riguarda, al presidente, che lui mi ha fatto questa offerta.